SN7 scende in campo a sostegno delle famiglie così duramente colpite dalla crisi conseguente al Covid-19. Con uno sforzo economico ed organizzativo non indifferente, SN7 prosegue nella strada della solidarietà, impegnandosi al fianco delle amministrazioni comunali con un intervento che riteniamo essere significativo di 53.400 euro che verranno distribuiti attraverso 2.670 buoni spesa, che vanno ad aggiungersi a quelli già in corso di assegnazione e di distribuzione alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Saranno 45 i comuni beneficiari del nostro intervento, individuati sulla base del maggior numero di utenze servite. Il comune di Rovigo ovviamente sarà il principale fruitore di questo intervento, con un'erogazione di 1.750 buoni spesa, corrispondenti a 35.000 euro. Ma proprio in considerazione della nostra capillare presenza su tutto il territorio, anche i comuni più piccoli otterranno un contributo che sarà proporzionato al numero di richieste di accesso al nostro fondo per il sociale pervenute negli ultimi esercizi. Questa è la prima di una serie di azioni che intendiamo mettere in campo, a sostegno del nostro territorio. Sono già allo studio altre iniziative che andranno a vedere come protagonisti le partite IVA e le imprese colpite da questa crisi senza precedenti. L'auspicio è quello di poter ripartire al più presto, di vedere la nostra provincia protagonista di una ripresa che si annuncia lenta e complicata. Rinnoviamo quindi l'invito a rimanere a casa, i nostri uffici attualmente sono chiusi, ma siamo a disposizione per ogni necessità con i nostri sportelli virtuali che potrete raggiungere attraverso il sito www.sm7.ro.it per tutte le operazioni contrattuali. Infine un augurio e un auspicio, cioè che il nostro esempio possa essere seguito da tutte le altre società partecipate. Mi riferisco a SM Spa, ad Acque Venete, ad S2, Ecoambiente, Consvipo, tutte aziende virtuose che hanno il cliente come focus principale, come valore principale. Le invitiamo tutte ad un tavolo di lavoro, in questo periodo necessariamente virtuale, ma nel quale potranno essere insieme elaborate le migliori strategie, ma soprattutto le sinergie da mettere in atto per superare questo difficilissimo momento e per lavorare insieme verso una ripresa e una rinascita che tutti auspichiamo.